Sono Ambrogio Beccaria, ho 30 anni, sono di Milano e faccio navigatore oceanico. La passione per la vela è nata veramente per caso, perché in famiglia nessuno è appassionato di vela. È nata una scuola estiva in Sardegna, un pomeriggio d'estate. Ho avuto la fortuna di incontrare dei maestri che mi hanno veramente fatto innamorare di questo sport. L'episodio che più ricordo di quando ho capito che, insomma, la vela era effettivamente diventata non solo una passione ma anche qualcosa che avrei voluto coltivare tutta la vita. Me lo ricordo benissimo, e io che sono a questa scuola estiva in Sardegna, e un giorno arriva il maestrale e mi ha fatto scoprire effettivamente cos'è la planata, quindi questa specie di rapporto molto così adrenalinico con la natura. Io non credo che l'uomo possa dominare effettivamente la natura selvaggia, credo però che in questo sport il navigatore, secondo me, deve riuscire a trovare il modo per farsi accettare da questo ambiente così estremo. La passione per la vela in solitario è nata perché ero in un processo di ricerca. Io volevo scoprire il più possibile del mare, dell'oceano, della vela. La cosa che mi spingeva di più di tutti era sicuramente la competizione e la fame di conoscere il più possibile il mondo delle regate oceaniche. Una cosa che invece poi ho scoperto durante tutte queste traversate è che effettivamente da solo mi sento molto bene. Mamma, butta la pasta che arrivo! Trovo che riuscire a star bene da soli sia una grande ricchezza anche per la mia vita, insomma, da essere umano terrestre. Una cosa che mi piace tantissimo è lo studio della meteorologia che c'è dietro. È magnifica, perché sembra quasi magia. Riuscire a guardare l'orizzonte e capire cosa succederà fra un'ora o magari tra un giorno mi affascina moltissimo. È uscito il sole! Ci sono sicuramente state delle tappe fondamentali nella mia carriera da navigatore. La prima importante è stata quando ho preso una barca con degli amici che eravamo al liceo, una piccola deriva, e con cui abbiamo deciso di confrontarci contro velisti molto più esperti. Poi la seconda tappa, altrettanto importante, è stata quando ho deciso di comprare un Mini 650, che era un relitto di barca abbandonato a Lisbona, con la quale ho iniziato a fare la vela oceanica in solitario, effettivamente. La Rudd Room è la traversata dell'Oceano Atlantico in solitario per eccellenza. Partiamo dal nord della Francia e con un solo salto unico si arriva dall'altra parte. Passando per le Canarie siamo obbligati a passare negli Alisei profondi, un po' con la rotta di Colombo per capirci. Passando da nord invece si aprono mille potenziali rotte, e questo è una cosa che ogni navigatore sogna di poter fare. Sicuramente mi sono ispirato in questi anni a un grandissimo navigatore oceanico italiano, a cui devo tra l'altro tanto perché mi ha sempre aiutato nei momenti in cui ero un po' più in difficoltà, che è Giovanni Soldini. Tramite le sue testimonianze ha fatto capire a tanti ragazzi come me che hanno questa passione che si può fare una vita così. All'Ambrogio di 20 anni fa direi probabilmente che è giusto accettare la paura, accettare il potenziale fallimento di un sogno. Poi alla fine, per fortuna, è stato abbastanza testardo da andare avanti, anche quando magari tanti gli dicevano che non era la strada giusta, e quindi, insomma, gli darei anche una pacca sulla spalla.